Oggi siamo in compagnia di questo prodotto TP-Link, un prodotto domotico, parliamo dell'HS110. Ok, facciamo un unboxing velocissimo. C'è una piccola guidettina, purtroppo non in lingua italiana. Un altro librettino di istruzioni. L'HS110, lo smart plug. Non abbiamo altro perché praticamente non c'è più nulla. Benissimo, questo era l'unboxing del prodotto. Adesso vi spiego un attimino, prima di fare la recensione, cosa serve questo prodotto. Innanzitutto il modello è l'HS110 della TP-Link. Si differenzia dall'HS100 perché questo ha il risparmio di energia, il monitoraggio dell'energia elettrica, ovvero vi dice praticamente quanto hanno consumato, quanto stanno consumando i dispositivi collegati allo smart plug. Allora, innanzitutto spieghiamo un attimino ai neofiti cosa serve questo prodotto. Praticamente serve per collegare questo prodotto alla presa di corrente della vostra abitazione. Allo stesso ci collegherete un dispositivo il quale potrete gestire, quindi spegnere, accendere, da remoto. Ok? L'importante è avere una connessione esterna, ma anche senza indirizzo IP pubblico, perché il prodotto utilizza il cloud, quindi non serve neanche aprire le porte sul router e quant'altro. Quindi molto semplice anche per chi non è molto pratico di questi prodotti. Nel lato sinistro abbiamo un piccolo schema che vi fa vedere i possibili utilizzi del prodotto, quindi per esempio collegato a un umidificatore o un deumidificatore, per esempio prima di arrivare a casa lo accendete, vi umidifica la casa o ve la deumidifica. La lampada, quindi potete accendere la lampada banalmente, o un'ipicamera, voglio vedere meglio cosa sta succedendo, accendo la lampada e il gioco è fatto. L'ipicamera poi elimina il sensore per la visibilità notturna e vedrete meglio. Oppure l'albero di Natale, per esempio ci sono ospiti a casa, sta arrivando qualcuno, accendo l'albero di Natale, trovo un po' non è molto utile, però diciamo per farvi capire cosa serve questo prodotto. Dietro abbiamo le quattro funzioni principali del prodotto, andiamole a vedere meglio. Sono la schedulazione, l'accesso remoto al prodotto, appunto il monitoraggio dell'energia, che è appunto la differenza tra l'HS110 e questo, che è l'HS110, e la modalità aereo. Nella parte frontale ancora abbiamo le specifiche, infatti possiamo collegare massimo 16 A alla presa davanti qui, ok, quindi anche se ci colleghiamo una ciabatta, massimo 16 A è un asciuco e mi sembrava doveroso dirlo. Consiglio non più di 2000 watt. Sul sito TP-Link c'è una dicitura dove c'è di 3500 watt, mi sembra un po' azzardata come cosa. Io non collegherei più di un 2000 watt scarsi, ecco, quindi state sotto questo wattaggio. E poi tutta una serie di specifiche, abbiamo qua connessione Wi-Fi smart, opera con l'applicazione casa. Sì, perché il prodotto si appunto configura con l'applicazione smart casa, dopo vi farò vedere nella parte della configurazione come si fa a configurare. Allora, eccolo qua, il nostro protagonista, questa è la scatola, lasciamo un attimo da parte, andiamo a prendere il prodotto. Vediamo un attimo quanto è grande, questa è la mia mano, il prodotto è grande così, guardate. Sicuramente non è piccolo perché con due mani faccio fatica a chiuderlo, non è assolutamente piccolo. Dietro abbiamo alcune specifiche, come per esempio abbiamo appunto modello, abbiamo l'energia elettrica 100-220 volt, mi sembrava ovvio, 16 A, il MAC address, il serial number, le varie certificazioni, insomma nulla di particolare. La spina, che poi è quella che andate a collegare nel muro, è praticamente una spina da 16 A, una spina di tipo asciuco. Potete metterci su qualsiasi adattatore, non succede praticamente nulla, perché non è un power line, quindi non va a perdere nulla, potete mettere tranquillamente un adattatore. Qui c'è il tastino, sentite, che serve per la configurazione, e qui un altro tastino che per esempio se tenuto premuto 12 secondi si resetta il prodotto. Qua davanti abbiamo la presa, quindi qui ci collegherete il deumidificatore, l'umidificatore, la lampada, la IP camera, quello che volete insomma, e comanderete il dispositivo che collegherete qua da remoto. Se ci collegate una ciabatta, ci mettete una lampada e un'IP camera, quando accendete lo smart plug accenderete sia la IP camera che la lampada, ok? Quindi se ci collegate una ciabatta potete
potenzialmente accendere N prodotti, ok? Quindi questo non serve per accendere un solo prodotto, ma potenzialmente potrebbe accenderne anche 10, non c'è nessun tipo di problema. Va bene, adesso vi faccio vedere un attimino, diciamo, come si utilizzano i vari tastini di questo prodotto. Ok, scopriamolo insieme. Ok, questo è il fogliettino che vi fa capire un attimino come funziona il prodotto. Non guardate questa figura perché questo è lo smart plug dedicato al mercato inglese o americano, quindi non è quello della confezione, perché quello della confezione, ve l'ho fatto vedere, è praticamente questo. Allora, cosa dice? Blinking amber and green. Se lampeggia di verde e rosso, vuol dire che è in stato di configurazione iniziata. Se invece blinka, quindi lampeggia di verde, si sta connettendo alla vostra rete. Se è fisso verde, vuol dire che è connesso alla vostra rete. Se invece lampeggia di rosso, vuol dire che è in factory reset, vuol dire che si sta resettando. Scusate, che è praticamente alle impostazioni di fabbrica. Se invece è rosso acceso, vuol dire che si sta riavviando. Se invece è vabbè, qua dice solid red, non network connection. In realtà la spia ha due colori, o è rossa o è verde, ok? Qui ci sono una serie di domande con le risposte, le FAQ, da non intendersi con altre cose, vabbè, lasciamo perdere. E qua dietro il tipo di collegamento che possiamo fare. Lo possiamo fare sia con un sistema operativo iOS, quindi un iPhone, ma anche con un sistema operativo Android tramite l'app casa, che adesso io vi farò andare a vedere. Non solo l'app casa, ma vi farò andare a vedere come si configura, ok? Seguitemi.